Rete Imprese Italia presenta al governo un piano in 6 mosse per il rilancio delle piccole imprese. Arti Bici 2016, il mondo della bicicletta artigiana in mostra a Milano. Dal 2 maggio riaperte le iscrizioni volontarie a Sanarti, la sanità integrativa su misura per gli artigiani. Dal software per le etichette a quello per le fatture elettroniche, Confartigianato Alimentazione digitalizza le imprese. A Make in Marche, gli artigiani tecnologici lanciano il Digital Fashion. Gli artigiani e le piccole imprese devono tornare al centro dell'agenda di politica economica del governo Renzi. A chiederlo è Rete Imprese Italia, che nel corso dell'assemblea svoltasi il 10 maggio a Roma ha presentato al ministro del lavoro Poletti e al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Nannicini un piano in 6 mosse per il rilancio delle piccole imprese. Le proposte vanno dalla riduzione del carico fiscale e burocratico a sistemi per facilitare il credito e favorire la formazione dei nuovi imprenditori, dall'attuazione dello statuto delle imprese al lancio di un Jobs Act per il lavoro indipendente. Il soggetto di rappresentanza che riunisce le 5 organizzazioni dell'artigianato, del commercio e delle piccole imprese e di cui fa parte Confartigianato ha incassato dagli esponenti dell'esecutivo l'impegno al confronto sulle proposte e ipotesi di riduzione graduale del carico di fisco e burocrazia a cominciare dalle start-up. Misure queste che potrebbero entrare già nel pacchetto Finanza per la crescita allo studio del governo. Buongiorno e bentornati all'appuntamento settimanale con il TG di Confartigianato. Come avete visto nella nostra copertina, la settimana scorsa a Roma Rete Imprese Italia ha lanciato al governo le proposte per valorizzare il Made in Italy di qualità. Quello stesso Made in Italy che Confartigianato ha messo in mostra a Milano per raccontare le eccellenze della produzione artigiana di biciclette. Ci racconta tutto Fabrizio Cassieri. Startup innovative, nuove imprese, colossi della tradizione italiana della bicicletta, insieme a Milano per Arti Bici 2016, la mostra che animerà gli spazi della fabbrica del vapore fino al 12 settembre. Parte integrante di New Craft e degli eventi legati alla 21esima edizione della Triennale del Design di Milano, Arti Bici è un viaggio nel cuore di quel prodigio della tecnica che sta vivendo un vero e proprio rinascimento, con numeri, non soltanto economici, davvero importanti. In Italia, secondo l'ufficio studi di Confartigianato, il settore ha sfondato la soglia del 1 miliardo di euro di fatturato, con un aumento della produzione del 13,8% soltanto nel primo bimestre del 2016. Il Made in Italy è sempre una percezione legata all'eccellenza e all'innovazione. Credo che noi aziende italiane dovremmo essere un pochino più orgogliose e migliorare il fatto di riuscire a trasferire in maniera più incisiva questa qualità, questa particolarità appunto del Made in Italy anche sul prodotto bicicletta. Credo che l'Italia e la Francia siano le nazioni che hanno contribuito di più allo sviluppo della bicicletta. Dovremmo riuscire a reimporre anche in maniera diversa nei mercati di nicchia questa nostra, chiamiamola supremazia, ma soprattutto expertise e qualità italiana. La tecnologia e la manifattura digitale stanno trasformando l'artigianato, aprendo una gamma infinita di possibilità a tanti diversi settori della piccola impresa, che oggi investe in innovazione nella conquista di nuovi mercati e che, soprattutto, guarda al fatto su misura come ad un valore aggiunto unico, inimitabile. Confartigianato ha deciso di partecipare alla Triennale di Milano, a questa 21esima edizione che fa riaprire il ciclo delle edizioni triennali su Milano, a ridosso dell'esperienza di Expo dello scorso anno, proprio perché vuole essere nel vivo di queste trasformazioni che interessano gli artigiani. Ci sono grandi aziende che stanno riscoprendo il termine di artigiano per sottolineare dal punto di vista reputazionale la qualità offerta. Questo mondo del fatto su misura, di sperimentazioni ed eccellenze artigiane, è il protagonista della mostra New Craft di Milano, una rassegna della migliore produzione artigiana italiana. C'è un artigianato che oggi si conferma protagonista del su misura, con giovani in particolare nel mondo della bicicletta capaci di produrre oggetti straordinari da vendere magari online o in una vendita diretta, ma c'è anche un artigianato che guarda l'industria, che è parte di filiere più complesse, più sofisticate, in cui svolge un ruolo chiave di cerniera fra
percorsi creativi e la serializzazione di alcuni manufatti. E poi c'è un altro artigianato che guarda più la sperimentazione, la ricerca artistica, che guarda più le gallerie, che guarda più un linguaggio impegnativo di ricerca, ma che però è parte fondamentale di una filiera che poi si impossessa di questi codici e fa in modo che queste sperimentazioni diventino a loro volta parte di un mercato vivace che guarda a un pubblico non necessariamente di nicchia. Dal 2 maggio al 15 dicembre 2016 sono riaperte le iscrizioni volontarie al Fondo Sanarti dei familiari dei lavoratori dipendenti, dei titolari di imprese artigiane, dei soci e collaboratori dell'imprenditore artigiano e dei loro familiari. Sanarti è il Fondo Nazionale per l'Assistenza Sanitaria Integrativa, costituito da Confartigianato e dalle altre confederazioni artigiane, insieme con i sindacati dei lavoratori, che offre prestazioni innovative e su misura per la domanda di salute dei dipendenti e dei titolari delle imprese artigiane. A breve, le imprese del settore alimentare potranno contare su un innovativo servizio web per la compilazione delle etichette. Il servizio è marchiato Confartigianato Alimentazione. Ce ne parla Ivan De Menego. Semplice, intuitiva, efficiente, tagliata su misura per artigiani e piccole imprese del settore alimentare. È l'innovativa applicazione web che permette di compilare le etichette con ingredienti, dosi, eventuali allergeni, ma soprattutto con le informazioni nutrizionali. Informazioni finora facoltative, ma che dal prossimo 13 dicembre dovranno obbligatoriamente accompagnare tutti i prodotti alimentari preconfezionati. Realizzata da Confartigianato Alimentazione con i partner Made in Italy SLC e Archivist, l'applicazione è stata presentata in anteprima a Roma e sarà disponibile per le imprese associate presso la propria associazione a partire da quest'estate. Ormai è circa un anno che stiamo visionando software così. Alla fine con questa azienda credo abbiamo trovato un prodotto semplice che però ti dà tutte le garanzie delle quali l'artigiano ha bisogno e soprattutto è un prodotto di Confartigianato. Cuore del progetto un sofisticato database che verrà sviluppato insieme a Confartigianato Alimentazione che conterrà i possibili ingredienti e le relative caratteristiche nutrizionali. In pochi clic l'etichetta si compone sotto gli occhi dell'operatore. L'intero processo si compie in un'unica pagina. Nessun programma da installare, nessun potenziamento del computer da effettuare. Tutto all'insegna della semplicità. Quindi una semplice connessione a internet è un PC di scarso livello, dicevamo, quindi nessun investimento dal punto di vista hardware. E ovviamente un'applicazione sempre aggiornata, sia dal punto di vista operativo che dal punto di vista normativo, della normativa che è sempre in evoluzione da questo punto di vista. Quindi non dovranno nessuna operatività richiesta al cliente. La riservatezza delle ricette inserite nel cloud sarà garantita da Archivist, società leader del settore presente sul mercato con l'unica applicazione che offre l'archiviazione sostitutiva di 48 adempimenti diversi. Per le imprese associate che utilizzeranno il servizio per le etichette, Archivist offrirà la possibilità di testare gratuitamente per un periodo di 6 mesi un nuovo servizio dedicato alla gestione delle fatture elettroniche che diventeranno obbligatorie dal 2017. Archismall, e questo è il nome del nuovo servizio che in questi periodi stiamo lanciando, sarà veramente banale, cioè sarà di una semplicità estrema. Io non dovrò fare niente, dovrò inserire o lo trascino o lo upload con un'operazione anche questa banale, trascino il mio documento all'interno di questo servizio e poi vado a fare le mie paste, i miei bignè, perché è giusto che l'utente faccia il suo lavoro. Gli artigiani del futuro si sono dati appuntamento a Make in Marche Digital Fashion, evento organizzato a Civitanova Marche da Confartigianato Macerata, Fermo e Ascoli per tracciare le nuove rotte della manifattura Made in Italy. Vediamo com'è andata nel servizio di Lorenza Manessi.
Il futuro è già presente nell'attività degli artigiani italiani. Stampanti 3D e robotica sono i nuovi strumenti di lavoro per innovare la produzione, intercettare le esigenze dei consumatori, cavalcare la domanda dei mercati internazionali. Lo si è visto e toccato con mano a Making Market Digital Fashion, evento di 2 giorni organizzato a fine aprile nel Fab Lab Famo di Civitanova Marche, da Confartigianato, Macerata, Fermo e Ascoli, con il patrocinio della Camera di Commercio di Fermo. L'iniziativa, giunta alla seconda edizione, ha fatto incontrare gli imprenditori con i massimi esperti e protagonisti della manifattura digitale e con le ultime novità dei produttori di attrezzature per la prototipazione e la stampa 3D. E così, Confartigianato Macerata ha aperto le prospettive del mondo in cui si devono muovere gli artigiani, che saranno sempre più tecnologici e grazie all'innovazione digitale potranno esprimere nuova creatività e trovare nuove occasioni di business. E proprio la moda, settore di punta del Made in Italy, soprattutto in una regione come le Marche, potrà vivere una stagione di sviluppo con prodotti sempre più personalizzati. Tutto grazie alle tecnologie digitali per il design, la modellazione, la prototipazione e la produzione di calzature, pelletteria, abbigliamento e gioielli. Un esempio? Il progetto Future Shoe, presentato durante Making Market da Sergio Duglio di Atom Lab, che consente la produzione on demand di calzature. Confartigianato Macerata è quindi al fianco degli imprenditori per aiutarli a raccogliere le sfide e le opportunità della manifattura digitale. Sta facendo molto, molto proprio per far sì che questo mondo, diciamo, sia poi affrontato dalle imprese, sia a livello di manifattura, di stampa 3D, ma anche di tutte quelle attività che deve compiere un'impresa poi per promuoversi, per il web marketing, il sito web. Insomma, il futuro degli artigiani è sempre più digitale e Confartigianato Macerata è pronta ad accompagnare gli imprenditori nell'era della manifattura 4.0. Courmayeur, Aosta, 21 maggio. Startup con 40 anni di esperienza. Assemblea dei giovani imprenditori. Il movimento dei giovani imprenditori di Confartigianato si confronta con la politica sul tema della trasmissione d'impresa, perché non ci sono soltanto le start-up. In chiusura è il momento di vedere insieme le rilevazioni dell'ufficio studi di Confartigianato, nella nostra rubrica Il numero della settimana. 2.823.775 è il numero degli addetti che lavorano nelle imprese artigiane del nostro paese. È tutto, l'appuntamento come sempre è per lunedì prossimo alla stessa ora sul sito di Confartigianato e sul nostro canale YouTube. Buona settimana e buon lavoro!